Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi sono qui con un nuovo video. Oggi andiamo a visitare in questo video un luogo abbandonato. Esattamente andiamo in provincia di Ferrara ad Aguscello, in un ex ospedale psichiatrico infantile che è stato abbandonato all'inizio degli anni 70. Ho preparato questo video trovando delle foto sulla rete, spero che sia di vostro gradimento e ci vediamo subito dopo per i saluti. Non si conoscono i veri motivi del decadimento dell'edificio che ospitava il manicomio infantile di Aguscello, in provincia di Ferrara. Fatto sta che all'inizio degli anni 70 l'ospedale psichiatrico infantile di proprietà della Croce Rossa Italiana fu abbandonato. Oltre ad essere stato per diversi anni sede di messe nere e riti occulti, è ritenuto infestato dagli spettri dei piccoli ospiti, secondo le leggende morti tragicamente. Si narra che i piccoli ospiti dell'istituto morirono qualche anno prima della chiusura. Ma la causa di questa morte prematura è ancora oggi un mistero. Alcuni raccontano di un incendio divampato dal locale caldaie. Ciò nonostante, dalle foto fatte dai molti ghost hunter accorsi sul posto, non risultano segni di bruciature o strutture carbonizzate. Altre versioni parlano di un'improvvisa, misteriosa epidemia o addirittura di una strage compiuta da un pazzo assassino. Non mancano voci secondo cui i piccoli pazienti ricoverati nell'ospedale subivano terapie e trattamenti orribili da parte del personale medico. Esisterebbe persino una fossa comune al centro dell'edificio ove venivano fatti sparire i corpi dei giovani. Durante la notte, fra le rovine dell'ospedale, si sentono ancora i pianti disperati dei bambini e all'ultimo piano, irraggiungibile in quanto la scala è crollata, vi sono le impronte delle manine stampate sui muri. Riporto di seguito il racconto di un ragazzo che una notte con degli amici si è avventurato in quel posto maledetto. Eravamo sul lato destro quando cominciò. Iniziai a tremare, mi venne la pelle d'oca e facevo fatica addirittura a camminare. Anche uscendo all'esterno, la temperatura non cambiava molto. Dall'interno dell'edificio, dal momento che non vi sono finestre e il tetto è in parte crollato. La differenza sarà stata al massimo di un grado e oltretutto quella sera non c'era nemmeno vento. Eppure improvvisamente avvertì un freddo terribile. Erano passati circa 10 secondi da quando quella sensazione era cominciata ed eravamo quasi arrivati sul retro. Ci trovavamo precisamente davanti al vano delle caldaie, quando, non riuscendo più a camminare, dissi a Manuel, che mi precedeva con la torcia, di fermarsi. Si girò sorpreso e fece luce verso di me. Gli dissi che avevo i brividi e sentivo molto freddo. Poi non ricordo più nulla. Mi hanno detto che sono rimasto privo di sensi per quasi un minuto. Un'altra leggenda narra di un bambino affetto di schizofrenia che, per sfuggire ai maltrattamenti dei medici, arrivò a gettarsi dalla finestra dell'ultimo piano. Il corpo non fu mai ritrovato, ma anni dopo alcune persone giurano di aver visto un bambino correre nel giardino dell'ospedale abbandonato. Chi ha tentato di raggiungerlo non ha mai trovato nulla, a parte le vecchie giostre del cortile che si muovevano ancora da sole. Su un muro c'è scritto che chiunque faccia girare la giostrina non riuscirà più a fermarla poiché le anime dei bambini giocheranno in eterno. Benissimo, questo era tutto, questo era il video che ho preparato per voi, spero che sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di lasciare like, è molto importante lasciare un like perché aiuta il canale a crescere e sono anche graditi i vostri commenti. Questo era
il mio video su questo interessantissimo luogo abbandonato. Ci vediamo prossimamente con altri video qui nel mio canale. Ciao!